abbiamo seminato le trote in questo punto perché non ci sono predatori, c'è fango. Se noi andavamo più bassi, più verso riva o più verso il largo, c'è pietre, ghiaia, sassi e lì ci sono tanti pesce persici. E allora in questo punto invece non posso mettere le reti nemmeno i pescatori di professione. Ciao! Ciao Prato! Viva le trote! Siamo salite sul battello e abbiamo preso il rettino e abbiamo buttato giù dalla barca le trotte. Dovrebbero mettere in alcune zone come quelle che abbiamo visitato reti di protezioni in modo che le trotte possano girare libere e i pescatori non possano avvicinarsi. Da oltre 35 anni, ossia dalla nascita del primo acquario, il brand Sea Life ha manifestato una vera e propria vocazione per il mare. In tal senso per noi amare il mare significa proteggere l'ecosistema acquatico e tutte le creature che lo abitano e allo stesso tempo lavorare su conservazione, informazione e sensibilizzazione. Quale modo migliore dunque, quale maniera più naturale per trasmettere questi principi e per coinvolgere i bambini che abitano nel nostro territorio? E la giornata di oggi è stato proprio questo, una lezione assolutamente divertente, ma allo stesso modo una maniera naturale per diffondere il valore e il principio della salvaguardia delle acque del Lago di Garda. Perché il Lago di Garda, avendo ovviamente dei numeri notevoli di ospiti, la cosa principale che deve sempre mantenere è questa sua ecosostenibilità. E come queste manifestazioni e questa situazione che oggi abbiamo fatto con i bambini, è perché non solo noi che siamo gli operatori del turismo dobbiamo mantenerlo, ma vogliamo che anche le nuove leve e i ragazzi siano sempre più portati ad avere questo approccio con il lago e con questa situazione di ecosostenibilità che è la bellezza, la gioia e la ricchezza di tutto il Lago di Garda.